Grandissima richiesta, dopo aver provato personalmente la challenge dei 100 tiri, inizia il super campionato della 100 tiri challenge. In cosa consiste? Chiamerò calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darò a loro a disposizione 100 tiri, non uno in più, non uno in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andremo a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riusciremo ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi vincerà questa speciale classifica? Lo scopriremo piano piano. Commentate qua sotto con chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge. Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo alla 100 tiri con German e il tanque Dennis. Più di 70 gol in Serie A, presenza in nazionale con l'Argentina, tra l'altro freschissima campione del mondo. German, per me è veramente un onore averti qua. Grazie. Sono grazie super fan, grazie. Ti seguivo da piccolo quando giocavi appunto nel Napoli, Udinese, Atalanta. Hai fatto più di 70 gol in Serie A e tuttora giochi in Serie D, giusto? Serie D, la Rai Carepina. Come ci si sente ad essere qua oggi dopo comunque aver fatto 70 gol in Serie A e cosa si prova ad aver fatto tutti questi gol ed essere un giocatore comunque professionista come te, che ha anche giocato in nazionale e tutto quanto? No, è bello anche perché dopo tanti anni torno anche la mia seconda casa, che è Bergamo. Sinceramente ho fatto una carriera fino adesso importante e sono orgoglioso. Poi questa sfida, guarda, sono pronto. L'hai vista qualche sfida? Ho visto. Chi è che hai visto? A Rolli. Chiaro. Bravo Rolli, bravo. C'era il tiro. Secondo te fai più o meno di Rolli? Siamo lì. Te la giochi? Me la gioco un po', vai. Va bene, vediamo. Tu hai giocato come attaccante di squadre importantissimi come appunto il Napoli, l'Udinese e l'Atalanta. Napoli che adesso sta facendo molto bene. Cosa ne pensi del Napoli? Cosa ne pensi del nuovo attaccante Osimhen? Un Napoli in salute. Poi tra l'altro è divertente a vederlo. Un Osimhen che è in formissima e sta facendo la differenza. Ha aiutato tanto a Napoli a essere capolista e io mi auguro che continui così a Napoli, anche perché è bello da vedere. A proposito di Napoli, mi collego subito invece l'Argentina. Come l'hai vissuta avendoci giocato questa vittoria? No, è stata qualcosa straordinaria, che perché noi eravamo qua in Italia, dopo la finale siamo andati a Milano a festeggiare. C'erano tutti gli argentini? Sì, tutti gli argentini sul Duomo. Bello perché lo meritava Messi soprattutto. Tante volte ha cercato di fare il meglio per la nazionale e questa volta è riuscito. Comunque noi italiani penso che per quel mondiale lì, cioè tutti argentini erano diventati, soprattutto i napoletani, tutti argentini. Io in primis quando Messi ha fatto gol mi sono quasi messo a piangere, proprio perché sappiamo tutti l'importanza di questo mondiale per Leo. Non solo i napoletani, tutta l'Italia tifa per l'Argentina. Si è visto anche, diciamo, i commentatori come commentavano la partita. Lele, spettacolo, era bellissimo. Noi alla fine, vabbè, non è che lo guardavamo i canali argentini, però lo guardavamo a lui e ci dava quella, diciamo, sensazione che viviamo quando ascoltiamo uno dei nostri. Grande Lele. E allora catapultiamoci adesso dal mondiale alla 100 tiri, perché io ti presento il tuo sfidante, signori, il portiere Ragnar. Ovviamente non ha dormito neanche stavolta. È carico, è un piacere. Qua si continua a alzare il livello, il terzo professionista. Ti rendi conto che lo attaccavamo sull'album delle figurine? Adesso devi fare chi? Mai avuto album di figurine. Ma dai, ma che infanzia. Mai avuto album di figurine. Però a differenza di molti, sfido le figurine sul campo. Lui vuole cercare di dividirti, però insomma vedremo. Allora, se reggerà il colpo German, ce la giochiamo, vai, ce la giochiamo. 10 tiri e ci rivediamo qua. Intanto in bocca al lupo. Crepi. Oh, bocca al lupo. Condoglianze. Ragazzi, cosa importantissima, prima di continuare con il video controllate la vostra iscrizione al canale, sia perché siamo vicinissimi ai 900.000 iscritti e poi perché controllando ho notato che il 60% di voi guarda i miei video senza essere iscritti. Ci mettete 3 secondi, controllate se avete l'iscrizione e per supportare il canale e continuare a vedere contenuti esclusivi come questi, iscrivetevi al canale che è gratis e ci mettete 2 secondi. Buona visione. Ragazzi, oggi insieme a me in cabina di regia Sabri. Ciao. Spiega tu perché sei qua. Sì, spiega. Allora, te. Io e ZV qua ci conosciamo da quando siamo piccoli, molto piccoli. Alle medie insieme alle eravamo. Alle medie insieme, compagni di banco, purtroppo, per fortuna. Adesso è una fortuna perché mi ha portato perché qui. Perché ho parlato Dennis, non per altro. Idolo, da quando sono piccola anche lui, quindi fantastico. Allora io mi ricordo che eravamo piccoli e lei su Facebook si chiamava Sabrina il tanque viola. Ecco, ti ho fatto anche ancora, ti ho fatto anche la sponsor. Grande. E praticamente mi è rimasta in mente, no? E quindi quando ho detto c'è Dennis alla 100 tiri, ho detto non posso venire a imitare Sabri. Esatto. Tra l'altro tu giochi anche a calcio. Sì. Chissà che qualche volta vengo a vederti. Chi lo sa. Comunque, quanti gol fa? 45. 45 batterebbe Rolli, però non supererebbe il record. Vabbè. Ora vediamo. German, sei pronto? Pronti.
E allora possiamo iniziare. C'è anche lo sparafoglie, vediamo. Vediamo. Ora si deve sbloccare, normale. Ha capito bene. Eccolo il primo. Sempre lì, sempre da quella parte. Dopo due volte che non ha preso lo specchio da porta e una parata, adesso doveva far gol per forza. Vediamo se questo gol lo aiuterà, lo metterà in fiducia. E questo c'è. Eccolo. E questo c'è. Questo è bello. Che poi non tira nemmeno troppo forte, no, capito? Piazza. Bello, qua ha bucato. Qua ha bucato. Madonna. Ok. Ok. L'aveva spiazzato anche qua. 5 su 10. Metà. Alla prima, al primo giro, Non male. Primo giro sei partito discretamente bene, 50%, 5 gol. Però guarda che bravo. Sì? Bravo. Se gli dici così, però non dorme un'altra settimana. Obiettivo naturalmente non fargli fare il record. Quindi anche uno in meno per me sarebbe essenziale. Sì. Quindi il record? Per adesso è 51 gol Moscardelli. Quindi vuol dire che tu dovresti fare una serie almeno da 6. Oppure chissà, la prima serie da 10? 10 mai nessuno. Ho fatto clean sheet a Bianchi. Ha risposto con 9, ma 10 mai nessuno. La sfida nella sfida questa, eh? Questa è tosta. Il tempo c'è comunque. Continuiamo. Continuiamo. Prego. Però diciamo che è iniziata bene, ragazzi. Però lo sapevo. Migliorare. Si può sempre migliorare, però io lo sapevo. Possiamo avvicinarci al record. Sì. Secondo round, vediamo se ne fa più di 5. Quando vuoi? Questo gol. Subito, l'aperta, non l'aveva ancora aperta. Risposta di Ragnar. Secondo te i passi li conta o li fa caso? Secondo me li conta. No, vabbè. Oh, ma questo qui. Ma meno male che non ho messo la GoPro. Questa era GoPro piena, primo palo. Primo legno del tanque. Gattone qua. Dai. Ci sono ancora 4 palloni nel secondo round. Questo, ragazzi, imprendibile. Quando chiude te la mette lì a fil di palo o nel set. Quello che stavano dicendo. Quando la mette lì nel set a chiudere, cioè non la puoi prendere, è imprendibile. E l'ha detto e questa volta l'ha fatto. Vediamo se farà 5 anche al secondo round. Voglio prendere. Devastante. Bravo. Ancora 5. Te l'ho detto, devi fare. Ancora 5, devastante. Ancora 5. Comunque, davvero, non so come fai, ma la metto con una tranquillità sempre nel set. Follia, veramente. Follia. Bravo, sempre a 5, riesco a mantenerti su quel binario lì. Devo farti scendere di uno e tu devi alzarti di uno, almeno. Siamo lì. Ma il record è 51. Non basta ancora. 51. Te la puoi non fare, bisogna, anche perché... Vediamo. Non bisogna avere cali psicologici, quello è questo. Andare su quella direzione, capito? E quando lui urla, come riesci a stargli sopra ancora mentalmente? È perché dipende da me, non da lui. Non lo ascolti? No. Calcio di rigore in Serie A. Cosa pensi? Cosa guardi? E in quel momento lì scegli il palo dove metterla. Poi dal momento in cui parti vai deciso. Ma lo scegli prima della partita o lo scegli quando sei al momento? No, io un po' diciamo studiavo i portieri. Vedevo dove si buttavano di più, magari anche guardando un po' le gambe. Si inclinavano un po', okay. Poi andavo deciso. Quindi aspettavi la fine e guardavi sempre il portiere? Sì, un po' sì. Vabbè, qua è diciamo che non è proprio un rigore, però abbastanza simile. Anche perché lui, non so se ci hai fatto caso, ma si muove molto prima. Però da qua per guardarlo fai fatica a arrivare poi senza, diciamo, senza guardare la palla. Vediamo come va, German. Intanto proviamo. Siamo al 50%. Dai, ci siamo. Terzo giro, Sabri. Siamo al 50%. Cioè, se dovesse fare un gol in più in un giro e continuare così, raggiunge Mosca, incredibile. Più di 5 ne voglio. No! Bella. Col ditino. Bello. Portiere immobile. Cosa è successo, Rag? Ti ha ipnotizzato. Infatti. Eccolo. Occhio alla concentrazione. Com'era la concentrazione? No! E adesso è tutto riguadagnato, due tiri.
Bello questo. Vediamo se farà 5 anche la terza serie. Oh! Grande. Qui arriva? Sì, però a guardarlo. Da qua lontano. Non è facile. No, lo so. L'unica cosa che ti può dare una mano è se tu la muovi da là e ti avvicini, lì vedi che è sempre avanti. L'ultima volta con i suoi consigli ha fatto fare il record a Moscardelli. Tu gliela muovi, lui anticipa sempre e viene avanti. Quindi se tu gliela muovi lì fino all'ultimo deve per forza aspettare. Aspetta, aspetta. Ma altri consigli? Perché... non basta, perché con Moscardelli è successa la stessa cosa. Dopo i consigli magicamente si trasformano. Io rimango solo, resto solo. Ma più difficile la lotta, maggiore sarà il trionfo, ricordatevelo. Allora, German, complimenti ancora. Per altri 5, adesso ti riporto Sabri che ti voleva fare una domanda. Vieni, vieni, Sabri. Sì, volevo chiederti qual è il ricordo più bello che hai dell'Atalanta, del tuo periodo all'Atalanta. Come partita, dici? Sì, sì, come partita. Come partita è una delle più belle, è stata San Siro. San Siro, eravamo, però stavamo perdendo 3-1. Sì. In un periodo non bellissimo nostro, e stavamo lottando per uscire la zona di retrocessione. E abbiamo vinto 4-3, che ho fatto tripletta. Tripletta San Siro, come ti sei sentito? Cioè, io vorrei chiedere, bello, cioè, ad esempio, bellissimo. Io gioco in terza categoria. No, quella volta che ho fatto gol, sono tornato a casa e mi sentivo Messi. Dopo che fai una tripletta a San Siro, torni a casa e cosa succede? Però comunque in quel momento lì che uno fa il gol, non ti accorgi neanche dove sei, No? Fare il gol è la cosa più bella che esiste. Qualcosa magari inspiegabile, quello che sente uno quando fa gol. Però ovviamente a casa, quando invece quando arrivo a casa sono più lucido, a San Siro 3 gol. Bello, bello. Tu sarai esplosa. Io ero impazzita. Poi la cosa bella è rimanere dentro le storie dell'Atalanta. Un'Atalanta che magari in quel periodo lì non è quella di adesso, che lotta per altre cose, altri obiettivi. In quel momento lì noi eravamo più... dovevamo salvarci. Grezza, bravo. Sì. Ti faccio una domanda, infatti. Tu te lo aspettavi mai un cambiamento così di questa Atalanta? Cioè, iniziavi a percepire da dentro che le cose stavano iniziando a cambiare o... Sì. Sì? Sì, perché il lavoro che hanno fatto Famiglia per Casi si vedeva già da tanto. Da quando sono arrivato, come hanno costruito tutto, come hanno cambiato tante cose, la voglia di arrivare a quello che è oggi l'Atalanta, merito tanto di loro. Grande. Comunque siamo a 15 su 30, ancora 50%, non molli nulla. E allora dai, andiamo a dargli un altro 5. Ok. Quarto giro. Ecco. Quando tira così una sassata bassa. Sta provando così, però tira da molto più indietro. Altissimo. Saresti stato il primo. Nessuno ancora ha fatto un gol di cucchiaio. Però se l'avessi presa bene. Oh, cosa sta pensando? Tu che lo conosci. Glielo rifà. Eccolo. Palla la colla. Secondo. Legno colpito dal tanque. Palla non è gol, ma ti sei... No, l'autogol di Ragnar. Palo, schiena, gol. Aia. Oh, non molla, non molla il tanque. Devastante sta serie. Ci siamo ripresi. Guarda quanto mi ha fatto arrabbiare. Allora, secondo me i tiri, come diceva Gabri, non lo so, però sì, da fermo riesce a metterla dove vuoi con una facilità incredibile. Magari devo fare qualche... siamo tiri in più in movimento. Te la giostri tu. Sì, adesso mi la giostri. Comunque siamo ancora al 50%, 20 su 40. È lunga ancora, oh, cosa pensi? È lunga. E come lo stai vedendo adesso che l'ho conosciuto un po'? No, dai, è bravo, solo che devo stare più attento che parte prima, però devo essere magari più un pochino più preciso. Ma sei sempre nel set pochino, lì. Dai. Più preciso di così, cioè... ma non so dove vuoi metterla. Tu magari sei calmo e tutto, però puoi fare tanto bene. Mi fido di te, allora. Moscardelli è partito un pochino calmo e si è dovuto evolvere dopo. Tu invece sei partito 5 5 5 5, sì. Quindi il fatto ci ha messo 3 volte lo zampino a favore. Vabbè, ma anche 2 pali, ma vedremo per quanto andrà avanti. Anche 2 pali, come il palo è tuo. Allora, non è ha ragione, il destino ci ha messo lo zampino, ma a volte bisogna costruirselo. Vedremo, perché sbagliare l'ultima parata non dovevo farlo. Continuiamo così da 40 50, siamo ancora al 50%, ragazzi, incredibile. Anche quando sembra che siamo lì, mancano 2 palloni, li metterà, non li metterà, li mette sempre. Andiamo. Ci siamo da 40-50. Ancora questo UA. No, ancora.
Angolino, angolino. Eccola! Germano, ormai ti conosco. So quando fai gol. Bellissimo! Gran parata questa. Sì, 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 questa è bella. Come il Dibu. Eccolo. No! No! E ci fidiamo. L'ultimo, vediamo se farà ancora l'ennesima volta 5. No! No! Qualità però, personalità a mettersi lì all'ultimo tiro, che sei lì cucchiaio. Jackson ha parato un po' prima. Nel calcio può succedere di tutto, ma anche a sfavore. È lì. Beh, ma ne ha fatti 4 e perché l'ultimo ha voluto fare il cucchiaio, perché sennò ti spaccava la porta. Però con il 6 col ma è la stessa cosa succede. No, infatti, infatti. Ragazzi, è tesa, lui lo sa, io lo so, tu lo sai. Sì, sì, quindi sì. Signori, siamo a 24 su 50. E siamo qui, e qui. Dobbiamo continuare. Su quella virgola. Almeno sui 5. Adesso dobbiamo recuperare però, Sì, dai. Adesso da 50 a 60 devi mettere il prime, okay. È il tank prime. Vai. Perché qua la sfida adesso inizia. L'importante è essere... aver spezzato la catena. Prevedo montagne russe sia dall'alto che dal basso. Però tu lo sai che se gli attaccanti non fanno gol una volta, poi la partita dopo ti fanno doppietta. Sì, ma sai cosa succede se per sbaglio non fa gol lui? Vero? Ci sono gli attaccanti e poi, signori, c'è il ragno di Melegnano. Signori, vediamo, signori. Ragazzi, vediamo. Tank, io ho scommesso la casa subito. Abbiamo finito, ce l'ho. Io ce l'ho pure. Ce l'ho anche io. Ci siamo. Deve risalire per forza ora. Attenzione. Attenzione! C'è silenzio ora, C'è tensione. Bello! Oh, il terzo è sempre gol! C'è a cambiare ancora! Occhio però, a cambiare troppe volte! Perché si rischia! Perché si rischia di essere letti! Cambia ancora! Ecco! Attenzione! Aveva girato, Guardate! Puoi sbagliare, Tanke! Ah! Ragnar, ma pensa a parare! Non puoi sbagliare! Tu sii neutro, perché sennò non pensa a parare! Tu sii neutro! Ma ovviamente no, forza Tanke! Eccolo! Tutti e due dentro, e recuperiamo! Pensa! Pensa che te ne ho fatti 5! Adesso ti fa il sesto e recuperiamo! Vediamo se recupererà! Col sesto! A rosicare. Sì. Lo stai facendo rosicare di brutto, Mamma. 6. E quindi, cos'è che ho detto io? Gli attaccanti, se sbagliano, poi fanno doppietta. 4 e adesso 6. Ci siamo ripresi. Bene. Da attaccante, cosa consiglieresti ai ragazzini che guardano questo video? Non soltanto agli attaccanti, a tutti quanti, ragazzini. No, soprattutto a tutti i ragazzi. Prima cosa, si devono divertire. Essere tranquilli. E poi lavorare. Avere lo spirito, magari, di voler migliorare, che quello conta tantissimo. E lavorare, lavorare. Se vuoi raggiungere gli obiettivi che ti metti in testa, il lavoro paga sempre. E invece ai ragazzini che vorrebbero diventare come te, quindi numeri 9? No, logicamente che è una posizione molto particolare, perché puoi giocare benissimo, ma se poi alla fine non fai gol, la bastonata arriva comunque. Però l'unica cosa posso dire è lavorare tanto sulla tecnica, sullo spazio di muoversi e poi, come ho detto prima, bisogna sempre lavorare e perfezionare quello che magari hai più difficoltà. Guarda col sinistro, vai, sinistra, perché un attaccante quando riesce a utilizzare tutte e due gambe fa la differenza. Sì. Set suo, risposta del professionista che me l'aspettavo. Ho sbagliato i conti a quanto pare. Mi sono fatto. Ma questo insegna che non bisogna mai abbassare la guardia. Mai. Meno, è tutto mai. Registrato, quindi è stato tutto registrato. Sì, però adesso siamo. Sta rosicando. Io sono ancora pari. Io sono ancora sul binario. Così sarebbe 50. Sì. Siamo tornati al 50%. 50% e siamo stavolta... a 30 su 60. Sono tantissimi. Però cosa ti aspettavi? Scusa, no, cosa ti aspettavi? Però sono tantissimi. Come sta andando? Ma lascialo stare. No, anche fa, non posso fare una domanda. No, si deve concentrare. No, questa è una domanda. Io posso farti procuratore? Sì, ce l'ho. C'è. Quella cosa lì che tipo dice. Ecco. Esatto. Basta domande. Io no, faccio quello che dice lui. Va benissimo. Comunque, sto dicendo, io sai quanto ho fatto su 100? 21. Sì. Quindi diciamo che meglio da procuratore. Sì. Da tutti in avanti, ma proprio piano piano, poi tu lo guardi che lui si battezza sempre là. Sì, sì. Ah, okay. Qua, come tu la muovi, okay. Se lui anticipa troppo di là. Perché aspettiamo tutti quanti anche la 100 tiri di Gabri. Da 60 a 70, 30 gol per il Tank. Attenzione! Oddio, cos'è che ha capito secondo te? Il top. Esatto. È un German sorridente. Non va neanche più a calciare di forza. La piazza? Sì. Lo guarda.
È la piazza, vabbè. Guarda, questa è imprendibile. Questa è imprendibile. No! Che cazzo botta! Il bello e il giusto del caos è che è equo. No! Madonna! No! Ancora! Altri due, ancora per il 5. La riporta così. No! Questa parata. Bella. Sì, 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 questa parata. Dai! Questa parata. No, ok, mio, ok, no, infatti. Va bene. 4. Ok, ok, ci siamo. Avevo iniziato proprio 3 su 3, detto, questa è la mia. Bella parata questa volta. Grazie, non, caro. Non te lo dico mai. Grazie. Non te lo dico mai, grazie. Però ho fatto una bella parata. 34 su 70. Come hai detto tu, è ripartito con 3 gol di fila, pure io ho detto, adesso pure. Qua gli fa 10. Adesso dobbiamo rifare come abbiamo fatto prima, nel senso, un giro 4, devo cercare di pressione, no, devo riprendere. Proviamo. Io te lo dico perché secondo me puoi arrivare in fondo, puoi fare il record. Proviamoci. Soprattutto, allora, l'obiettivo sarebbe secondo me arrivare sui 45 su 90. Ok. Perché così poi l'ultimo giro, capito? Lì ce la giochiamo. Dai, vediamo questi. Vediamo come va. Io sono fiducioso su questo. Su questo giro qua. Fammi impazzire. Mollare. Dai. Mi ha detto che è fiducioso su questo sì, giro. Ok, anche noi lo siamo. T'ho detto, te l'ho detto. Continua a non tirare più la fermo però, no. Bellissimo! Dai, 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 dai che ci siamo! Bello, bucato qua, eh! Questo a quanto andava? 100 km orari, di più! Sbagliarlo questo, dai, che non puoi sbagliarlo! Guarda come... Ti mette pressione! Continua ancora a mettere pressione, ma non ha capito che giocava... No! Qua... Mi ha stupito, qua mi ha stupito. Bene, ancora 4, dai. 2 ce ne sono ancora. Sì, sì, possiamo sì, far sì, 6. Esatto. No, 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 non dico più niente. No, è importantissimo questo. Bello. Vabbè, sempre 5, cioè non è che ha fatto. La media rimane. 39 su 80. 39, 80 di. Minchia, mancano 20. Come stai? Bene, bene, bene. Sicuro? Sì, sì. Ok. Dai. 39 su 80. 5 anche questa serie. Quel 4 della serie scorsa. Peccato rimane lì. Ma adesso lo prendiamo. Io vi giuro, mi sto divertendo da matti. Vabbè, questa è la cosa. Giuro, mi sto divertendo più importante, ma penso che si veda. Ti sta divertendo un po'. Sì, cioè, bello, bello. A che bellissimo. Portiere della serie A lo paragoni con questa barba? Anche suo modo. Consigli, vai. Consigli? Consigli. Beh, non male. Invece io ti voglio fare una domanda a te. Tra Moscardelli, Bianchi e Dennis, cosa cambia nel loro calcio? Non posso dire ancora nulla, devo aspettarlo fino alla fine. Magari lui in 20 tiri si trasforma. Rolando gli ultimi 30 tiri ha fatto 23 gol. Non mollare. Non mollare. Lo fa apposta. Perché vuole che rimani sotto. Invece io cerco di caricarti il più possibile. Però secondo me non c'è bisogno, perché penso che mentalmente vicino trova la carica, vai. Esatto, sì. La carica, la garra. La garra argentina. Da 80 a 90. Questi sono fondamentali. E ok, e ci siamo. No, ancora ci prova. Ci va a provare sempre. Eh no, certo. Sì, sì, tanque. Con le unghie, con le unghie. Paratona questa. Che salva in extremis ancora. Questo c'è, tanque. No, è qua. Attenzione! Attenzione! No, incrocio! Era la colla! Sì! Dai che era importante! Vediamo se fa 5 anche a sto giro. Bello! 44 su 90, ultimi 10. Con ragazzi, cioè adesso questa qua è la maglia della finale dei mondiali che Leo Messi ha regalato al tanque Dennis. Giocavano in nazionale insieme, si conoscono, e adesso la faremo indossare per gli ultimi 10 tiri. Ci racconti un attimo questa maglia, come fai ad averla? Allora, questa maglia conosco, vabbè, magazziniere, perché sono stato in nazionale, conosco a lui, non siamo amici, ma Messi ovviamente. Sì, sì, Messi. L'ha chiesta al magazziniere, l'ha chiesto a lui, mi ha detto sì. Mamma mia. Quindi questo è una reliquia. Sì, 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 sì. Senza parole, questo è totale. Praticamente questo 18 dicembre, finale.
campione del mondo. Mamma questa mia. Ragazzi, ti rendi conto? La devi indossare. Attenzione per il prime, per il prime. Attenzione perché c'è da dire una cosa. Dennis e il potere di Leo Messi si uniscono, ecco. Però c'è anche l'ha indossata Messi. C'è anche da dire una cosa, porta il peso della corona che indossa, non puoi sbagliarla questa. 44 su 90. Questo è bello. Questo 10. È bello, quindi me la più è importante. German. La mia risposta è la strada. Toglie guanti. Dalla maglia di Messi a mani nude. Prego. Ci sta, ci sta, ci sta. Questa è importante. Qua puoi fare il record. Dai. Con questa maglia devi fare il record. Casa tua. Ce la faremo. Dai. Andiamo. 44 su 90. Il record, ve lo ricordo, di 51 di Moscardelli. Ah! Uno! Con Dennis Prime, con la maglia di Messi. Devi far tutti i gol. Tutti i gol devi fare. L'hai fatto apposta, ovviamente. Per forza. Sì. Eccolo! Dai! La garra! Sì! 46! No! Puoi pareggiarlo! Palo tutto, palo in pieno. Col tocco. E adesso c'è solo da guadagnare. Eccolo. No. Jackson, ammira. Qua. Jackson, ammira Jackson. Ma cosa vuoi da me? Non fa niente. Io ti faccio i miei più grandi complimenti, davvero, davvero. 47 gol. Aveva ragione che questa maglia è pesante. È pesante. Comunque grandissimo. Dai. 47. Cioè siamo comunque altissimi, eh. Sì, vabbè. Sì. Fide. C'è anche da dire che con Moscardelli ero in casa sua. Post recupero spalla. Sì. E con i suggerimenti del maestro che invito anche qui. Invito tutti. Perché l'unione fa la forza. Ma se ne va giù uno, crolla tutta la barca, vero Jackson? È inutile fare così. 47 pappine. Tu sei soddisfatto? Sì, dai. Dai. È importante bravo, questo. Bravo, bravo anche tu. Grazie, bravo, no, davvero, bravo, davvero, bravo, davvero. Io. Bravo. Vabbè, tutto questo è scena, comunque cosa. Però, ragazzi, sono comunque 47 gol. Adesso vi posso fare la domanda. Prego. Tra Dennis, Moscardelli e Rolando Bianchi, cosa cambia nel tiro? Allora, lui ha una precisione incredibile. Cioè, lui con una delicatezza la va a mettere proprio agli angoli. Poi hai preso anche 3-4 pali. Quindi sì, traverse. L'ultimo, no? L'ultima serie, 3 pali. Lo bello è che per chi tira, la porta diventa piccola. Chiaro. Chi importa, la porta diventa grande. Esatto, esatto. Poi dall'80esimo tiro in poi è un'altra gara. Nel senso, comunque arrivi da 80 tiri. Non è che li fai. No, anche certo. Se sei allenato, sì, non è che li fai sempre. Certo, certo. Ma più che altro poi arrivi a un punto, almeno io, dove non sapevo più dove calciare, perché ho provato tutto. Capito? Tu hai provato anche 3-4 volte il cucchiaio. Forse vedi quei due cucchiai ci sta a provare, personalità, perché magari c'è chi non l'ha mai fatto. No, mai però... dici di partire prima e ti spiazza. Bravo, però perché l'ho sempre detto. Rallenta la corsa. Come ho detto a Rolando, se prendo gol io di pallonetto è perché sono sbagliato io. Cioè un pallonetto non lo da prendi. Da fuori aria non lo è difficile. Solo Totti. Totti non si è ancora presentato Totti. Lo aspetto. Chissà. Sabri, invece come ti è sembrato in cabina di regia il tank? Te lo ricordavi così? Direi, il mio pronostico era 45, 47. Ha superato il pronostico, quindi l'importante è che i tifosi siano felici. Fondamentalmente. Questo è fondamentale. Ragazzi, allora, salutiamo tutti quanti. Vi ricordo, andate a seguire il tank German Dennis su Instagram, su TikTok, ovunque. Ci rivedremo, Ci rivedremo. Attenzione. Volentieri. Attenzione. È stato un piacere. È stato veramente un piacerissimo, no, grazie, veramente. Grazie, numero grazie uno. Alla prossima. Alla prossima. Ragnar, Gabri Perico, Sabri, grazie ragazzi, un salutone, ciao a tutti. Ciao ragazzi.